C'è chi si aspetta che il Codex Palatinus Germanicus del 1470 sia il primo flipbook della storia. Sembra che questi fratacchioni si divertissero a far combattere Sigenot con un mostro peloso e se noi flippiamo velocemente questa cosa viene fuori un'animazione. Io ho provato a fare una GIF animata sul computer e si vede effettivamente questo che picchia l'altro, lo fa a pezzi e ricorda tantissimo la grafica dei picchiaduro degli anni 70, Golden Axe, per chi ha vissuto quell'epoca di videogiochi da bar. Però siamo nel 1470, quindi 500 anni prima del 1970-80, quando questi videogiochi hanno riempito le sale. Quindi questo è un videogioco medievale, o comunque la cosa che si approssima di più, non avendo a poca interattività, ma almeno uno poteva decidere a quale ritmo la storia funzionava. Abbiamo parlato del passato, proviamo a guardare invece il futuro. Dopo Munari, Munari ha proposto un piccolo show su carta, proponendo la storia del trasformista che con piccoli flap. Gli spettacoli su carta però hanno avuto una crescita drammaticamente geniale, per cui sempre nuovi creativi hanno cercato di mettere su carta show di magia più complessi. Vi faccio vedere quello di Fowler e Wood, si intitola The Magic Show. Ogni pagina contiene giochi diversi, nella prima viene fuori una cassa con dentro un bambino e qui pronta per segarlo in due una sega di carta. E il gioco funziona, guardate, io la inserisco qua, l'ho segato e nonostante sia segato in due, lui... Ed è completamente nascosto il trucco, a differenza del libro di Munari, in cui più o meno uno capisce la... Qui la dinamica non è chiara, è proprio un mistero. E qui c'è un'azione di hacking più sottile, non soltanto succede qualcosa di inaspettato. Vedrete pochi libri pop-up durante questo incontro perché i libri pop-up sono tantissimi. Mi limiterò a quelli magici, che fanno succedere qualcosa di magico, perché sennò il tema era troppo grosso. La seconda azione di hacking non banale di questo gioco è che è un maschio quello che viene segato. E una volta tanto non è la donna segata in due, è un uomo, addirittura un bambino, cioè proprio per essere... E questo è sottile, perché in qualche modo invita a mettere in discussione l'idea che debba sempre essere una donna, essere segata in due. Se il tema vi interessa, sul mio sito trovate Donne a metà, che è un documentario tutto sul perché le donne devono essere segate a metà e non gli uomini. Ci sono dei motivi storici interessanti che non approfondiremo, però questa è un'azione di hacking sottile, più sottile rispetto a quella che ha fatto intervenire sulla pagina. Ed è questo. Siamo nel 1995, più vicini ai giorni nostri. Cose ancora più complesse, Johnston e Ferguson nel 98, tre anni dopo, sfruttano il pop-up in maniera un po' diversa. Anche qui ogni pagina che si apre, qua viene fuori un intero palcoscenico, che è una specie di pagoda... Sì, insomma, qualcosa di un po' indiano, un po' indiano. Qui il pop-up è sfruttato in modo diverso perché qui dietro io ho le istruzioni. E c'è il leggendario gioco della lama mozzadito che serve per quando voi avete paura. Avete presente quando sfogliando i libri il dito viene zac, ah, e per quanto sia banale, una pagina ha un potere di far schizzare il sangue che è incredibile, per cui tutti avete fatto ah. Questo serve a farvi passare la paura. Se qualcuno ha voglia di fare il volontario deve solo mettere il dito in quel foro e io provvederò con questa scimitarra a tagliarglielo, zac, vedete? Non c'è salvezza per chi mette il dito lì. Vedo che una volontaria spintaneamente ha deciso di provare a infilare il suo dito qua. Qualcuno che dietro lo raccoglie mentre cade, no. Vado di qua. Guarda, se lo metti dall'altra è ancora meglio, più chiaro. Vero? Sì, così lo vedono tutti. Perfetto, attenzione. Uno, due. Ah! Oh! L'hai sentito, vero? Sì. È passato attraverso. Togli un po'. È ancora intatto. Oh, è intatto. È intatto. È intatto. Fantastico. Di solito i prestigiatori si esibiscono con carte, fazzoletti, palline, monete, eccetera. Questa sera ci esibiremo solo con i libri. E quindi, secondo me, uno spettacolo del genere difficilmente lo avete già visto o lo rivedrete. Questi sono Johnston e Ferguson, 1998. Non avrai più paura di tagliarti, è un rituale che serve a farsi passare la paura di tagliarsi le dita. Ma ancora più per avvicinarci al tema un po' horrorifico, qua eravamo già nei dintorni dell'horror. Questo è un vero e proprio teatro. Aprendo questo libro di Emily Hawkins, che è Illusionologia, esce un vero e proprio teatro.
Ecco, questo purtroppo funziona in condizioni di luce così specifiche che non posso farvi vedere l'effetto in diretta, vi ho però fatto delle fotografie. Questo è un capitolo che parla del fantasma di Pepper. Che cos'è il fantasma di Pepper? È il trucco che dal 1800 in avanti è stato utilizzato in teatro per far apparire i fantasmi in forma semi-trasparente, che sfrutta tutto un sistema di specchi, luci particolari, viene ancora oggi utilizzato nei vari Disneyland in giro per il mondo. La prima volta è stato utilizzato a Los Angeles per la Casa degli Spettri, l'ha utilizzato di recente Michael Jackson dopo morte per ballare insieme a dei ballerini fisicamente presenti sul palco, e lì veniva invece proiettato. Tutti parlano di ologramma, non è mai un ologramma, è sempre questo metodo che risale all'Ottocento, si chiama Fantasma di Pepper. Qui in carta l'autore di questo libro è riuscito vagamente a riprodurre l'effetto, ve lo faccio vedere in fotografia perché altrimenti non so se riusciremo a creare qui le condizioni di luce per vederlo in azione, ma ho il piano B. Questo è quello che si vede guardando lì dentro, si vede questo illusionista che sta girando per il palco con quella torcia, qui a destra non vedete nulla, cambiando leggermente la luce si vede comparire un fantasma qui in basso. Esattamente sfruttando il metodo originale. Metodo originale che potete capire meglio andando a leggere La scienza dietro il Pepper's Ghost. Questo è un libro interamente dedicato all'effetto magico del fantasma di Pepper, ne fa un'indagine storica accuratissima e a un certo punto in una pagina vi consente di vederlo dal vivo. Questo sarà molto più facile da vedere, non so se in diretta qui perché siete un po' lontani, ma io qui ho trovato delle cartoline dello stesso effetto in un sotterraneo di un locale di Montmartre, un locale dove si trasformava un essere umano in uno scheletro. Qua ci sono i due frame, bisogna guardarli entrambi, qui era ancora scheletro, e con questo trucco visibilmente, in modo analogico, ovviamente non digitale perché siamo nell'Ottocento, lo scheletro diventava un essere umano. Queste le lascio qua così dopo le potete vedere. Il trucco è riproducibile con questo libro in questo modo. Qui c'è la scena che si vedeva a teatro, qui c'è la scena che voi non potevate vedere perché era sotto il palco, costituita da un fantasma capovolto. Come funzionava il gioco e come si può fare con il libro? Il libro invita a prendere un vetro di una normale cornice a giorno, metterlo a 45 gradi, non funzionerà, ma riflettendosi qui e vedendola sullo sfondo si vede comparire quello che è il riflesso di questo spettro nella scena. Vi succede sempre quando siete in treno e voi vi guardate fuori, vedete voi semitrasparenti e lo sfondo, vi sembrate dei fantasmi. Questo è esattamente lo stesso principio, non credo funzionerà così, ma dopo quando verrete qua lo potrete vedere. Si vede il riflesso del fantasma sullo sfondo, che è appunto semitrasparente, e sulla base di questo in teatro a volte montano dei giganteschi vetri a 45 gradi che consentono degli attori sotto il palco che nessuno vede di interagire con quelli invece che sono sul palco, che si muovono senza vedere nulla. L'effetto però da parte del pubblico è quello di vedere un'interazione. Però un conto in teatro, un conto è farlo su un libro. La genialità di Jim Steinmeier non è stata solo quella di ricostruire la storia del fantasma, ma anche di consentire l'esperienza live sfogliando il libro.